tutti quanti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Five Nights at Freddy's 1. E siamo qui nella notte della Custom Night. Ok, allora, se ne mettiamo due è facile, quindi se ne mettiamo così. Quindi non ha senso, voi volete vedere che io mi spavento a morte, quindi mettiamo... Non si può tenere per muto, lo faccio prima. Faccio più veloce. Vai. Ok. Qui ragazzi mi sono allenato tipo per 4-5 giorni. Facciamo così. Sono stato tipo 4 ore attaccato a giocare solamente in questa modalità qui. E sono velocissimo. Cioè quando io faccio le cose ragazzi sono un mostro. Sono. Per evitare di morire appunto. Se no altrimenti... Quindi... Ready. Ok. Allora, dobbiamo sempre guardare... Che cazzo rimane? Allora... Già dobbiamo... Ok. Ok. Guarda. Sono già andati via, cazzo. Allora, guardare sempre la... Dobbiamo sempre guardare i focus. Dobbiamo sempre chiudere, accendere, chiudere, guardare, accendere, chiudere, aprire. Che occasione, chiudere, guardare, accendere. Oh cazzo, lasciamo chiuso. Ok, accendi la luce, vattene. Cazzo, chiudi. Porca puttana, se n'è andata. Se n'è andato. Chiudi, apri di nuovo, chiudi, guarda. E ragazzi, è un casino. Mi sto intrippando. Ah, chiudi, guarda. Cazzo! Aiuto! Allora, accendi, non c'è nessuno, chiudi, perché Freddy è sempre lì a destra, quindi devo sempre aprire e chiudere. Ah, chiudi, guarda, accendi, apri, accendi, chiudi, guarda, accendi, chiudi. No, chiudi, apri, chiudi. Ok, comunque questa modalità è difficilissima perché devi stare nel gioco, guardare, aprire, chiudere, sempre così. Allora. Cazzo, chiudi, caputtana. Vattene. Ok, accendi, chiudi. Accendi, chiudi. Guardare, è un focus che è uscito. Caputtana. Porca puttana. Accendi. Ok, guarda. Ah. Lui è sempre qua, capito? Quindi dovete aprire, chiudere, accendere, chiudere, guardare, accendere, aprire, avvicinare, chiudere, guardare, accendere. Sempre così, il procedimento è sempre lo stesso. In teoria dovreste farcela perché l'ho fatto già 3-4 volte. Cazzo. E dovete lasciarlo. Dovete fare sempre così. Bastardo. Accendere. Ok, sono andato. Ok, chiudi. Oh cazzo, poco uscito. Se lo fate così dovreste. Io ce l'ho fatto 4 volte. E in poche parole finite sempre con lo 0%, 1% di batteria. E in poche parole con un... proprio quando lui sta per uccidervi, Freddy. Cazzo! Porca puttana, non fatti prendere dal panico, vattene! Chiudi, guarda, accendi. Sempre così, ragazzi, non è che... Cioè, non vi dovete far intimorire dal... Da lui che compare lì all'improvviso. Ok? Ragazzi, quello più pericoloso è Five Nights at Freddy's 2. Questo qua è una cazzata. Cioè, per adesso. Perché con questo qua ci ho giocato per praticamente un mese. Quindi... Cazzo! Merda! Allora, accendi, vattene. Ok, chiudi. Guarda, accendi, apri, accendi. Sempre così, ragazzi. Cazzo, è un auto di coglioni. Cioè, ho la mano che sta tremando come un dannato. Allora... Vaffanculo. E siamo solo alle 2 di notte, ragazzi. Allora, vattene. Ok, chiudi. Oh cazzo, sei andato. Chiudi. Guardare se sei andato.
Bene, allora. Cazzo! Allora. Compariranno molto spesso, quindi Chica e Bonnie, eccoli, come ho appena detto, sono appena comparsi, bastardi. Allora, ok. Ok. Allora. C'è lei, quindi preferisco. Allora. Ok. Ragazzi, sto anche avendo i tiki facendo. Ok. Cazzo. Siamo solo al 23% di batteria. Ok. Ragazzi, tutto il tempo così dovete stare. Poi dopo, quando sono le 5 di notte, magari vi fermate un po', ma francamente io non mi fido, cioè preferisco farla arrivare a zero. Ecco. Preferisco farla arrivare a zero e... Se n'è andata? Sì, ok. Quando sentite i passi vuol dire che se n'è andata. Ecco, Foxy sta riuscendo di nuovo. Foxy. Ah, che palle, vaffanculo. Via. Ok, via tutte e due. 14%, 14%, 14%, 14%. Ok, mi stai trippando. Che cazzo. Via. Che bravo. 9%, cazzo. Ce la facciamo forse. Adesso non ne sono sicuro. Ok. Vabbè, lasciamo chiuso. Che se n'è andata. Beh, adesso sta per finire la batteria, quindi... La porta di là è chiusa, quindi meno male, potrebbe arrivare solo. Dai, prima che mi uccida Freddy, cioè prima che mi uccida Bonnie, a meno finisce la cosa, a meno magari ce la faccio. Fai subito il numero 6, mattina, ti prego! Ti prego! Ce l'abbiamo fatta, quindi se fate questa cosa...
ragazzi, abbiamo guadagnato 3 stelle finalmente. Ci siamo riusciti, perché volevo finire questo cavolo di gioco, perché volevo fare il 2. Però sicuramente voi volevate vedere prima l'1. Ma siccome per me l'1 è molto più facile del 2, perché nel primo come si dice? Nel primo le porte le puoi chiudere. Nel secondo invece devi usare una maschera per allontanare gli animatroni. Quindi è molto più difficile. Perché se tu non lo metti nel momento giusto la maschera, loro ti uccidono. Quindi, a mio parere, secondo me, Five Nights at Freddy's 1 era molto horror all'inizio, proprio quando non esisteva il 2. Poi quando io ho provato l'1 e il 2, perché ho giocato anche al 2 molto, molti giorni, ce l'ho su Steam. Questo invece ce l'ho su Desura, un sito del genere, non mi ricordo, Desura. Quando è uscito l'1 io, mi sono comprato dopo il 2. Quindi ho giocato al 2 e all'1 l'ho lasciato un po' perdere. Ho giocato al 2 e ho notato molto che era molto più pauroso, prima di tutto perché gli animatroni erano completamente diversi e punto secondo perché c'erano molti di più. E poi la tipologia di gioco era completamente diversa, c'erano le porte che si aprivano e si chiudevano eccetera eccetera, cioè non si potevano usare quelle porte, eri completamente aperto, quindi tu devi illuminare sia davanti che lateralmente nei buchi che ci sono nei lati di ventilazione, se non sbaglio sono quelli per la ventilazione. E poi ho detto, se nel mio canale devo fare Five Nights at Freddy's 2, devo fare prima l'1. Quindi ho cominciato a giocarci come un dannato a Five Nights at Freddy's 1 dalla prima alla quinta notte, ho visto che ci sono riuscito senza problemi e ho giocato vi ho fatto i gameplay dalla quinta notte. Poi ho fatto la sesta notte e adesso la Custom Night, che la Custom Night in poche parole ci sarà anche nel 2. Solamente che sarà difficile farla quella, perché cioè no, non è difficile come Golden Freddy, che in poche parole adesso devi mettere completamente tutto 20 e devi fare velocissimo. Cioè questa cosa a me, io ci sono abituato a fare veloce, è solo una questione di meccanica, cioè fare le stesse cose velocemente. Qua su Five Nights at Freddy's 1 è una cazzata, perché le porte si possono chiudere, quindi bene o male tu chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi, apri e nessuno ti può attaccare. Ma su Five Nights at Freddy's 2 fare questa cosa qui è un pochettino più difficile, perché devi usare la maschera, devi illuminare come al solito, è più difficile. Quindi ragazzi, io vi lascio questo ultimo gameplay di Five Nights at Freddy's 1 per completarlo, così abbiamo 3 stelle fatte proprio volte dalle palle. E niente ragazzi, quindi per questo video è tutto, ci vediamo su Five Nights at Freddy's 2. E quindi da Bayon Community è tutto, quindi ciao a tutti!